Buongiorno, buongiorno. Allora, sono cotta, stanca, morta perché stamattina ho lavorato, ma ho detto se non faccio il video adesso, Patrick è nella vasca, Diego sta giocando con l'Xbox e quindi tipo pace. E allora ho detto, lo devo fare. Arrivini da AliExpress, era un po' di giorni che pubblicavo qua e là delle foto, delle cose che arrivavano, ne ho raggiunte un po', quindi direi che è ora di farvele vedere. Me ne mancherebbero due o tre, però non so quando avrei ritempo e allora ho detto facciamolo. Allora, poi qua sotto vi lascio i vari link dei negozi o dei prodotti. Allora, qua questo è tutto dallo stesso negozio. Adesso ve li mostro. Abbiamo delle perle da 6 mm. Vediamo, non si vede niente. Sono in resina dalla leggerezza. Sì, decisamente resina. Ma avevano delle colorazioni bellissime, ecco, così già si vede un po'. Tutte un po' così striate. Mi piacevano un sacco. Fattura direi buona. I fori sono belli puliti. E quindi ho preso queste striate di verde e queste. Queste non sono in resina o in vetro? No, no, al peso sempre resina. E queste adesso ve lo dico. Resina. Striate tra il nero, bianco, arancio, azzurro. Carine, sono da 6 mm entrambe. Anche queste vedete fuori, sono fatti benissimo. Poi, così posso finalmente mettere via. Goccine, che mi era stato chiesto, avevo riprodotto gli orecchini Trill di Melissa Campagnolo e avevo usato queste goccine qui perché era un paccozzo enorme, sono da 12 mm in resina, quindi leggerissime, anche per quel paio di orecchini che ce ne vogliono 7 a orecchino. E sono molto carine, danno questa idea di anticato, di vecchio, però insomma, carine, carine. Poi quando vedo pacchi grossi di gocce io. Poi invece altri due pacchettini di goccine, questi invece sono in vetro. Scusate, vabbè, sentirete i rumori, eccoli qua. Questa è tutta roba che ho ordinato durante la quarantena. Non potendo uscire. Eccole qua. Queste sono proprio carucce. Queste sì sono in vetro, piccoline. Però hanno dei bellissimi colori, tra l'altro di queste ci sono veramente veramente tanti colori. Le ho prese di quel viola e queste che sono un blu notte. Poi abbiamo questo bel paccozzo di Cabochon da 12 mm. Io ho i perni. Quelli fatti apposta per incollare dentro il cabochon, ne ho tantissimi, continuo a comprare cabochon, poi non li uso perché non sono nel posto solito e mi dimentico di averli. E questi sono, ho preso il pacco mix, fanno questo effetto simil-legno e resina ovviamente, però tipo mezzo legno, mezzo queste cose, sapete, un po' scandinave, Ikea style, vabbè, di tutti questi colorini. Insomma, sono carini. Dai, pagati una cavolata. Ci sono tanti colori. Non mi ricordo da quanto è la busta. Vorrei dire una cavolata. 50? Forse no. Boh, forse no. Non ricordo. Diego, stai parlando con me? Poi, Bicono da 4 mm. Arrivati in questa confezione. Wow. Ah, avevo preso due confezioni. Eccolo qua. Ciao, ciao. No, no, no. Vai. Allora, sono arrivati così, impacchettati in questo modo splendido. Apriamoli. Sì, avevo preso due confezioni a quanto pare perché mi piaceva un sacco il colore ed ho fatto bene e la fattura è veramente ottima. Non sono Swarovski ovviamente, ma da 4 mm, ma vedete anche voi, mi sembrano fatti veramente veramente bene. Quindi è il caso di, l'ho pagato una cavolata, tipo 70 centesimi. È il caso di andare a vedere un altro po' di colori. Sì, sono proprio carini. Poi, questa l'ho presa per sfizio, la cacchiata, ma erano troppo carine. Cioè, sono questi cabochon. Io ho scelto questa forma e questo colore. Sono in resina, plastica, che l'è. Effetto caramelle gommose.
Infatti mi sa che si chiamano proprio tipo candy qualcosa. Cioè, sono troppo carucci. Ho pensato a fare degli orecchini semplici, semplici a perno da dare in omaggio piuttosto che, non so, da regalare a delle ragazzine, delle bimbe. Ma insomma, c'erano un sacco di forme, un sacco di colori. Sono veramente una stronzata, si può dire. Però erano carini, sfiziosi. Boh, vabbè, follie da quarantena e vabbè, passa. Passiamo. Poi, adesso sta per arrivare il clou. Allora, partiamo da Topstone e ho preso un blister di Rivoli Mocha, sono da 14 mm, dovrebbe essere quella da 35 pezzi e ho preso il mix colori perché comunque ne avevo un altro po'. Volevo un po' rimpolpare. Mi dispiace, ecco, di bianchi ad esempio io non li avevo. Mi dispiace che non sono a coppie, miseriaccia, perché mi piacciono un sacco. C'è sempre il rosso ogni volta con i rivoli dalla Cina, dopo vedrete perché lo dico. Insomma, questi li avevo presi perché erano tra l'altro in strasaldo, cioè tipo una cosa come 4,70 euro al blister. Potevo prenderne anche un po' di più. E questi sono i vari colori, anche questo color giallo tenue mi piace un sacco. E niente, ormai questi li straconosciamo tutti, sono tutti perfetti, non ve li tiro qua, è la busta, non li tiro fuori dalla bustina, sono sempre loro, ormai visti, rivisti e stravisti. Poi, qua, allora, il pezzo clou lo teniamo per ultimo, anche se anche questo è un gran pezzo clou, ragazze, sempre Topstone, dovevo fare scorta, tanto passa, tipo nave da crociera. E rifare un po' di scorta dei rivoli nei colori classici, quindi ho preso una bella confezione da 175 rivoli, erano tutti belli messi in ordine, è un mese che sono lì sulla scrivania ad aspettare di fare il video, adesso nel prenderli li ho cappottati completamente tutti, anche questi erano in saldo, ecco qua ne ho cappottati ancora, non ci credo. Li ho pagati una cosa come 8 euro. No, vabbè, non li tiro fuori, ragazzi. Ho fatto il disastro, il disastro. Allora, una marea di rossi. Sono in realtà due tonalità di rosso. Adesso le ho rimischiate. Mannaggia, c'erano quelli un po' più scuri e quelli un po' più chiari. Degli ocra, i viola, i pesca, blu, viola, lilla, gli emerald. Si fa schifo la bustina, non si vede niente, lo so. Magari però già che ne togliamo una, così, ok. Insomma, questo è tipo vitral medium, questo marrone bordeaux, il verde bottiglia, blu montana, i neri, questo giallino smorto, crystal, i turchesi, i peridot. Salta tutto, questo tipo magenta, questo rosina chiaro chiaro, i grigi, ci sono i teal e i turchesi, grigi, insomma 175 pezzi di Rivoli dai colori classici, sono tutti da 14 mm, sono arrivati così, il blister sotto è uno unico, erano tutti arrotolati, infatti un disastro, sono stato un quarto d'ora a metterli via, adesso li ho distrutti tutti, ma vabbè, tanto ora li vado a mettere nelle bustine, lasciamo qua, e ora il clou del clou. Diego, aspetta, non posso, il clou del clou, ho quasi finito. Avevo visto qualche 2 settimane fa, 20 giorni fa, un video di Claudia Angelini in cui mostrava questi componenti dei colori super wow, ragazze, che non ho fatto in tempo a finire il video, ho stoppato, sono andata su Ali, ho acquistato e poi ho finito il video. Zan zan zan. Cioè, sono questi rivoli, allora, da 14 mm, sono venduti in confezioni da 10 pezzi, mi sembra a meno di 2 euro l'uno. Io ho preso due confezioni. Sono gli stessi, li ho lasciati così per farvi vedere. Questi sono i retri e questo è il fronte. Sono praticamente unfoiled. Mi sono arrivati già così come erano. E non ho preso altro. C'erano un sacco di altre misure, di altre forme, ma io uso principalmente Rivoli. E guardate, cioè. Grazie, grazie Claudia di avermi mostrato tutto ciò e me ne faccio vedere bene uno. Pica pica! Mannaggia!
Allora, abbiamo detto è un foiled, quindi ovviamente fa in base a cosa mettete dietro, quindi questo è perfetto per il peyote. Questo è il fronte. Ma no, vai a fuoco per favore. Niente. E questo è il retro, che ragazzi, volendo, niente niente, si potrebbe usare indistintamente o il retro o il fronte in base a quello che vogliamo. Cioè, è un po' un peccato lasciare sul retro questo, però anche questa parte qua mica male, eh. Cosa ne dite? Cioè, ragazzi, sarei così 20 minuti. E vabbè. E niente, direi che in realtà io con tutto ciò vi saluto, vado finalmente a mettere tutto in ordine. E super wow, e ci vediamo alla prossima. Ciao!